Senta, ingegner De Benetti, visto che abbiamo parlato di FCA della famiglia Elkann, che appunto possiede FCA, passiamo un attimo alla questione dei giornali. C'è una questione che riguarda in particolare Repubblica, le voglio chiedere, di cui lei è stato editore per tanto tempo. Lei ha detto che la nuova proprietà di Elkann, perché i suoi figli hanno poi ceduto definitivamente la mano, ha passato la mano su Repubblica ed è Elkann l'editore, lei ha detto Elkann vuole modificare la natura di Repubblica. Vuole spiegare meglio che cosa intende? Ma guardi, a me non mi sembra particolarmente interessante né elegante parlare di quello che fanno gli altri. Io preferisco parlare di quello che faccio io. Certamente, l'ho detto, lo ripeto, lo considero che sia stata una decisione sciagurata, quella dei miei figli, di vendere l'azienda. Non particolarmente a Elkann, di vendere l'azienda, di vendere Gedi. Anche perché a me, sin da piccolo, hanno insegnato che i regali non si vendono. Siccome io avevo regalato ai miei figli questa cosa, loro non dovevano permettersi di venderlo. Lei si è pentito amaramente di aver regalato Repubblica ai suoi figli? Assolutamente sì. Oggi vorrebbe ancora esserlo, editore di Repubblica? No, guardi, io sono una persona che nonostante l'età guarda avanti. Quello è stato un periodo molto intenso della mia vita, molto, anche molto felice, anche di soddisfazione. Colgo l'occasione per mandare un abbraccio affettuoso a tutti i giornalisti di Repubblica con cui ho sempre avuto un rapporto eccellente e che anche in queste ultime settimane sono stati così affettuosi nei miei confronti e nei confronti della mia nuova iniziativa. Ma è un capitolo chiuso, basta, non ne parliamo più, parliamo di domani.